did it. Crazy about my gal and did it want it. Ben ritrovati con Dalle Città del Piemonte, da Alessandria, e oggi affrontiamo un tema addirittura internazionale, mondiale, universale. Parleremo insieme delle dimissioni di Benedetto XVI, una notizia che è arrivata davvero a sorpresa per tutti lunedì scorso e una notizia che ha colto appunto di sorpresa tutti quanti, per cui da quel momento si sono interpellati tutti gli esperti per cercare di capire che cosa accadrà, che cosa è successo e che cosa accadrà, se questo è possibile, se è davvero la prima volta che accade nella storia. Beh, qui siamo da Alessandria, ovviamente non vogliamo avere la stessa pretesa di universalità, ma sembra che sia un tema direi piuttosto importante, piuttosto interessante per tutti, e allora lo approfondiremo con il nostro ospite, che è il professor Don Fabrizio Casazza, benvenuto ai nostri studi, che è ordinario di teologia morale all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Alessandria, è segretario della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Torino, sicuramente un esperto insomma in questi argomenti, allora ci aiuterà a comprendere meglio sia dal punto di vista tecnico, giuridico e sia dal punto di vista anche sacerdotale, insomma, ciò che sta accadendo e che cosa succederà alla Chiesa. Naturalmente su questo stesso tema abbiamo fatto qualche domanda al Vescovo, Monsignor Guido Gallese, lo abbiamo intervistato qualche giorno fa e sentiamo che cosa ci ha risposto. Eccellenza, una decisione, quella di Benedetto XVI, dalla portata storica, qual è la sua interpretazione? Ma la mia interpretazione è che lui è un uomo molto libero, uno che è andato per la sua strada, da subito ha espresso la sua idea riguardo alle possibili dimissioni di un Papa, e l'ha fatto con molta libertà perché lui è una persona libera. Alcuni commentatori dicono che questo è un momento difficile per la Chiesa, e poi c'è il conclave che per la prima volta dopo secoli e secoli arriva dopo delle dimissioni del Papa. In realtà tutto questo è previsto dal codice di diritto canonico e la Chiesa continuerà quindi il suo corso. Io veramente non lo conosco benissimo il codice di diritto canonico, so che il Papa se l'ha fatto lo può fare, cioè non è che ha fatto delle cose senza poterle fare. Arriva il conclave, va bene, noi abbiamo avuto Giovanni Paolo II dopo che la Chiesa è stata veramente ferita dai lupi, Giovanni Paolo II ha radunato il gregge. Benedetto XVI ci ha portato ai blocchi di partenza, al nastro di partenza, e adesso ci sarà il Papa che ci fa partire. Lei ha avuto modo di conoscerlo in diverse occasioni, anche a Genova, con i suoi ragazzi, c'è stato anche uno scambio di doni, diciamo. Qual è l'impressione che ha avuto come persona, al di là del suo ruolo? Ah, Benedetto XVI è una persona eccezionale. E mi ha colpito, conoscendolo a Genova, la sua freschezza, il suo sguardo da bambino, la sua semplicità, il suo entusiasmo. Era incredibile vederlo con i giovani, perché proprio si vedeva l'entusiasmo che gli passavano i giovani ed era palpabile, poi l'ho sentito anche da suoi vicini collaboratori, era palpabile l'entusiasmo che ha avuto negli incontri della Giornata Mondiale della Gioventù. 2 milioni di giovani andati a Madrid per incontrare un 85enne. C'è qualcosa di strano e che ci deve far pensare. In questo mondo in cui nessuno riesce a radunare giovani per cose serie, solo per scempiaggini, c'è ancora qualcuno che li raduna. E lui li ha radunati non perché era Josef Ratzinger. Molti credevano che i giovani andavano con Carlo Wojtyła. Lui li ha radunati perché è il Papa, e il Papa è il Papa. Quindi la Chiesa augura che cosa? Di rispondere allo Spirito Santo, c'è Dio che conduce tutto, quindi qual è il problema? Questo dunque è l'auspicio e la convinzione del Vescovo, Monsignor Guido Gallese. Don Fabrizio Casazza, adesso arriviamo un po' anche all'aspetto pratico, le dimissioni di un pontefice, tutti a dire è impossibile, è incredibile, un papa che si dimette, ma è possibile dal punto di vista giuridico? È un fatto certamente inusuale, ma previsto dalle leggi della Chiesa. L'insieme delle leggi della Chiesa si chiama codice di diritto canonico. Beh, ovviamente la prima legge della Chiesa è il Vangelo, questo è ovvio, ma poi come tutte le organizzazioni umane ha bisogno di un insieme di regole pratiche raccolte appunto nel codice di diritto canonico. Un punto di questo codice, il canone 332 paragrafo 2, prevede che il Papa, qualora
non si senta più di portare avanti il suo ministero di successore di Pietro, può liberamente manifestare la sua volontà di rinunciare a questo ministero e nessuno deve accettare queste dimissioni. Normalmente, se io sono un lavoratore, do le dimissioni, il mio capo ufficio deve accettare il mio datore di lavoro. Essendo che il Papa è la suprema autorità della Chiesa, è previsto che nessuno debba accettare. Direi quindi che queste situazioni sono state ambedue realizzate lunedì scorso. Cioè, quando... liberamente e in pubblico, esatto, giusto? Esatto, liberamente, e l'ha detto lui, che l'ha fatto liberamente, e manifestato chiaramente in pubblico, l'ha fatto ai cardinali che erano riuniti in concistoro. Ecco, lunedì. Concistoro, questa parola è un po' difficile, sì. Che cosa vuol dire? Concistoro, noi siamo abituati a intendere quello in cui vengono creati nuovi cardinali, come quello su cui avevamo riflettuto un anno fa per il concistoro in cui era stato creato cardinale il nostro pastore Giuseppe Versaldi. Ma è anche la riunione dei cardinali per trattare o alcuni problemi della Chiesa o alcune cause di canonizzazione. Perché? Perché quando il Papa dichiara che uno è santo, impegna la sua infallibilità. E allora prima vuole consultare i cardinali. Ed ecco che quel giorno i cardinali erano riuniti in concistoro a Roma per una causa di canonizzazione, anzi tre. Tra cui mi piace ricordare i martiri di Otranto. Una storia molto interessante. Nel 1480 arrivano gli ottomani, i turchi, i musulmani e ammazzano subito il vescovo della città e poi dicono ai capi famiglia: vi convertite all'Islam oppure vi ammazziamo tutti? E tutti risposero: noi la nostra fede non la rinneghiamo. E uccisero in un colpo solo 800 persone, questi santi proclamati come martiri. Interessante che era agosto, i corpi rimasero esposti, non vollero neanche concedere l'onore della sepoltura, ma non si decomposero. Quando a ottobre il principe cristiano riconquistò il territorio, diede loro sepoltura, ma i corpi erano ancora incorrotti. Le loro ossa si possono ancora venerare, in fondo in una cappella della Basilica Cattedrale di Otranto, un esempio straordinario di fedeltà al Vangelo e alla Chiesa. Ed erano laici, padri di famiglia, ragazzi. Ecco. Beh, per fortuna adesso la Chiesa in realtà insieme cerca sempre dei punti, no? Adesso con le altre culture, ma ovviamente stiamo parlando parlando di un'altra epoca, ma e allora c'erano invasioni, pirati, eccetera. Certo. Però mi piace sottolineare l'aspetto della fedeltà a Cristo e al Vangelo nella vita ordinaria da parte dei laici, gente comune, chi faceva il panettiere, chi qui, chi là, eppure sono rimasti fedeli a Cristo. Ecco, tornando al Papa, non si capisce bene anche su questo punto, non c'è molta chiarezza su questo punto. È la prima volta che accade nella storia o no? In realtà alcune dimissioni ci sono state, tra cui quelle celebri raccontate indirettamente, insomma, da Dante, no? Per Celestino V, che per Viltade fece il gran rifiuto, no? Se non sbaglio diceva così, quindi non aveva neanche una grande stima Dante nei confronti di Celestino V, il Papa invece, Benedetto XVI, invece è andato a rendergli omaggio. Sì. Beh, innanzitutto diciamo che non tutti i letterati sono concordi nel ritenere che si parli di Celestino V, perché in realtà il nome non c'è. Non c'è. Comunque è una delle ipotesi più accreditate. Sì, Benedetto XVI manifestò la sua devozione per questo Papa che è onorato come santo col nome di battesimo, e andando a visitare le popolazioni terremotate all'Aquila nel 2009, volle porre sull'urna col corpo di questo santo suo predecessore il suo pallio, che è quella striscia di lana bianca che indossa il Papa e tutti gli arcivescovi metropoliti, che sono quei vescovi delle città più grosse, tanto per capirci, che sovrintendono a una provincia ecclesiastica che non coincide con la provincia civile. In Piemonte ci sono due metropoliti, Torino e Vercelli. E il Papa vuole lasciare il suo pallio proprio sull'urna di Celestino V. Quindi un gesto che qualcuno col senno di poi vede come profetico. Certo, ecco. Potrebbe. Però ecco, comunque non è l'unica volta che accadde qualcosa del genere. C'era stato all'inizio della Chiesa Papa Clemente, poi un altro Papa, San Ponziano, mandato ai lavori forzati in miniera in Sardegna. Allora si dimise prima di partire per l'esilio.
c'era stato il concilio di dopo il concilio di Costanza nel XV secolo, ahimè, uno scisma con ben tre papi in funzione, immaginate che caos, certo. E alla fine decisero di mettersi tutti quanti per eleggerne uno nuovo, anche se poi non lo elessero finché non morì il papa legittimo. Comunque direi che sono casi veramente distanti nel tempo e nella mentalità rispetto, certo, al gesto di Benedetto XVI. Quindi fare parallelismi, diciamo, è piuttosto improbabile. Si possono trovare analogie, ma direi che sono di più le dissomiglianze. Naturalmente, naturalmente. Però si dice, no? E se non sbaglio ne parlavamo anche prima di l'inizio di questa trasmissione, che anche durante la Seconda Guerra Mondiale c'era già stato qualche cosa di simile, non proprio uguale, ovviamente. Sì, beh, era proprio non tanto simile, nel senso che eravamo in un contesto di guerra. No, ovviamente, ovviamente, però siamo in epoca un po' e più contemporanea. C'era una minaccia ben, certo, precisa, che era un progetto di Hitler di rapire il Papa e deportarlo in Germania. Pio XII, un papa straordinario, venerabile, per l'aiuto agli ebrei. In realtà anche qua si aprirebbe un tema estremamente ampio, che sarebbe bello approfondire, ma non è immenso, perché ci sono tutte documentazioni, testimonianze. Il primo ministro di Israele, Golda Meir, ringraziò il papa. Quindi immaginiamo un po' se il primo ministro dello Stato di Israele davvero pensava che il papa non avesse fatto tutto il possibile, l'avrebbe ringraziato pubblicamente. Comunque, il tema è molto ampio, sarebbe bello interessante. Comunque, quando il papa scoprì, venne a conoscenza di questo progetto, decise di firmare le dimissioni in bianco, in modo tale che, qualora fosse stato rapito dai nazisti, i nazisti avrebbero rapito solo il cardinale Pacelli, e quindi i cardinali superstiti, diciamo così, avrebbero potuto eleggere un nuovo pontefice. Per lasciare libera la Chiesa, diciamo. Per lasciare libera la Chiesa di trovare un successore, certo, perché lui sarebbe stato ovviamente deportato in Germania. E questo è storicamente accertato? Sì, sì. Certo. Quindi insomma questo Sono voci. Questo... Non lo immaginavo, però questo è sicuramente interessante ed è un caso che effettivamente non è stato molto citato anche sui media nazionali. No, anche poi Paolo VI... pare fece lo stesso ragionamento per la malattia un anno prima di morire, pare, questo però è meno documentato, sì, anche perché non sono ancora aperti gli archivi, certo, su questo tema e su questa epoca, pare volesse fare la stessa cosa. Ma anche Giovanni Paolo II si informò autorevolmente da alcuni esperti di diritto canonico se era possibile. Questo è sempre stato possibile, ecco. Certo che come è maturato lunedì scorso è un fatto straordinario nella storia della Chiesa. E allora parleremo di questo fatto straordinario, delle motivazioni e anche che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Ancora con Dalle Città del Piemonte e da Alessandria con il professor Don Fabrizio Casazza per capire meglio ciò che sta accadendo in Vaticano, le dimissioni del Papa e i preparativi per il prossimo conclave, una situazione davvero straordinaria anche per la storia della Chiesa e per la storia dell'umanità in generale, parlare di conclave, no, con il Papa vivo e vegeto e insomma, anzi, nelle ultime celebrazioni appariva anche piuttosto sollevato. E, abbiamo detto appunto che questa è un po' la prima volta che succede nella storia, almeno in una situazione di questo tipo. Lei ha incontrato, almeno è stato presente in diversi momenti della vita di Benedetto XVI, no? Ha dei ricordi speciali? Sì, sì, perché all'epoca in cui fu eletto Benedetto XVI nel 2005 io mi trovavo a Roma per portare avanti la tesi di dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana e allora ebbi l'occasione di partecipare per esempio all'annuncio, al famoso Habemus Papam. Mi trovavo a Roma nel Pontificio Seminario Lombardo, che è in piazza Santa Maria Maggiore vicino alla stazione Termini. Un amico si trovava già in piazza San Pietro, mi telefona dicendo: ma c'è la fumata, ma è bianca, grigia, non si capisce. Guardate, ho detto: ma come, tu sei lì, devi chiedi a noi a casa, ma accendete la televisione, magari inquadrano. Abbiamo acceso ed era bianca. Allora siamo partiti a razzo, abbiamo preso la metro A alla stazione Termini, che poi sbuca piuttosto distante, sì, dalla piazza San Pietro, di corsa fino a piazza San Pietro, e lì poi la grande attesa, piovigginava tra l'altro, e la grande attesa di sentire questo famoso celebre annuncio, sì, annuncio vobis gaudium magnum habemus papam.
le prime parole del pontefice, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Parole richiamate ieri sera dal Cardinale sì. Bertone nella Messa delle Ceneri. Ecco appunto le motivazioni di questo gesto. Alcuni ovviamente, quando si parla dei grandi fatti si trova sempre, no, una motivazione, anche più motivazioni anche piuttosto fantasiose. In realtà il Papa, secondo i più autorevoli osservatori, è stato molto semplice e molto chiaro nel dire qual è la motivazione. La motivazione è la stanchezza fisica, è la mancanza di energie per riuscire a sopportare un ministero, che così va inteso, però piuttosto gravoso. Anche lei concorda con questa interpretazione o ci Io vede qualche cosa? Io sono dell'idea che se uno dice non sto bene, non sta bene. Purtroppo dentro non riusciamo a leggere. Se me lo dice una persona di 85-86 anni, ci credo ancora di più, perché tra l'altro non è che fa pensionato, per cui certo, sia, può stare tranquillo. Si parla di governo della Chiesa Universale. Per cui un peso immenso, veramente da immaginare anche per una persona giovane, è uno 86 anni, quindi ci credo. Un peso anche psicologico, perché poi di solito quando si parla di questi argomenti ci si riferisce sempre ai viaggi, numerosi viaggi che deve affrontare, a una fatica di tipo fisico, mentre invece c'è quella psicologica, immagino. Credo maggiore, perché i viaggi sono stancanti, però nello stesso tempo, con tutto rispetto, non è che fa la coda al check-in. Ovviamente, ovviamente. Il Papa o deve tirarsi il trolley dietro, certo. Non è questo, certo. Credo, il punto principale. È la fatica psicologica dell'incontro, perché uno non può tornare da un incontro col Papa e dire il Papa guardava di là o pensava un'altra cosa. Certo. Il Papa deve essere concentrato al 100% con la persona che ha davanti. Quindi un peso veramente... gravoso, gravoso, gravoso. E poi il Papa ha richiamato anche durante la Messa delle Ceneri all'unità della Chiesa, no? Sì. Alle possibili, alle divisioni, che insomma sì. Come in ogni comunità umana possono accadere anche all'interno della Chiesa. Si parla molto di questo in queste ore, qual è la sua interpretazione? Sì, intanto il Papa non ha parlato di divisioni del Vaticano, ma divisioni della Chiesa. Sì. E la Chiesa siamo tutti noi. Allora ci domandiamo, nelle nostre diocesi, nelle nostre parrocchie, nei nostri movimenti, nelle nostre associazioni cattoliche, siamo uniti o divisi? Cominciamo da lì. E poi il Vaticano farà la sua parte, tutti ce lo auguriamo, come esemplarità verso l'unità. Però cominciamo a dire, noi preti tra di noi siamo uniti, vescovi e preti. Ecco, credo che è una strada che dobbiamo tutti percorrere con maggiore determinazione, convinzione e sollecitudine. Non a caso lo dice all'inizio della Quaresima, nel periodo penitenziale. Sì, era, no, iniziata eccellenza. Proprio la Quaresima, mercoledì delle Ceneri, quindi un tempo straordinario per prepararci alla Pasqua, questo è l'obiettivo. Perché stiamo finendo in un paradosso ultimamente, che essendo un paese di tradizione cattolica, tutti sanno cos'è il Ramadan e non la Quaresima, che è un paradosso. E quindi ecco, la Quaresima è proprio questo tempo di 40 giorni di digiuno, elemosina e carità in vista della Pasqua. Lo scopo è questo, non l'automortificazione, ma svuotarci un po' di noi stessi per riempirci dell'amore di Dio. Ecco, adesso però che cosa succede invece in Vaticano? In realtà sì. Vari commentatori, vari analisti ci raccontano minuto per minuto ciò che succede, ma insomma fino al 28 il Papa è nel pieno esercizio delle sue funzioni, sì. Quindi ha detto anche padre Federico Lombardi, il portavoce Vaticano, mantiene anche la sua capacità di essere infallibile secondo un dogma, no? Ma dal 28 alle ore 20 non più. Sì, e così ha deciso lui stesso. E quindi a partire da quella data pare che nel pomeriggio in elicottero, come avviene normalmente in questi casi, lascerà il Palazzo Apostolico Vaticano per trasferirsi nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e dalle ore 20 verrà dichiarata sede vacante. Tanto per capirci, senza sembrare irrispettoso, è come morisse il Papa alle ore 20 del 28 febbraio. Di cronaca di una morte non c'è. Certo, certo. Perché gli esiti saranno lo stessi, cioè il giorno dopo verranno convocati i cardinali. Evidentemente qualche giornalista non così preparato come lei chiese al direttore della sala stampa vaticana, padre Lombardi, ma i cardinali sono stati avvisati
E lui ha risposto, ma siccome sono persone intelligenti, presumo che abbiano capito che devono venire a Roma. Anche perché di solito li avvisano ovviamente per un fatto molto più tragico, molto improvviso, più all'improvviso. In questo caso, in realtà c'è anche un ampio preavviso. E quindi nel giro di qua, cosa succede poi? I succede sono che convocati? E innanzitutto non parte il conclave vero e proprio subito. Partono quelle che si chiamano congregazioni generali, che sono praticamente, in poche parole, una riunione di tutti i cardinali per discutere sul piano organizzativo come procedere e dei problemi della Chiesa. Quindi tutti i cardinali dicono, sapendo che uno di loro sarà il nuovo Papa... Non è detto. È detto, però è altamente probabile certo, che sia così. Teoricamente basta essere preti per diventare Papa. E dirà questi sono i problemi della Chiesa e poi a un certo punto, può essere 15 giorni, 20 giorni, parte il conclave vero e proprio, cioè i cardinali vengono chiusi cum clave, ecco il termine, sì, chiusi a chiave nel Palazzo Apostolico, precisamente nella Cappella Sistina, mentre evidentemente non alloggiano nella Cappella Sistina ma in una specie di albergo che si chiama Domus Sante Marte, una palazzina che c'è dentro il Vaticano, cioè a vederlo sembra una specie di albergo, là, tanto per capirci, e lì iniziano le votazioni segrete. Il cerimoniere, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, genovese Monsignor Guido Marini, intimerà tutti extra omnes, fuori tutti. Ma su quello poi segreto, magari ci ritorneremo anche noi, magari sì, verrà ancora a trovarci e ci racconterà che cosa sta succedendo. Però intanto, allora, abbiamo ancora qualche minuto, pochissimi, qualche domanda però dobbiamo farla. Innanzitutto, queste dimissioni potrebbero creare una sorta di precedente, visto che fino ad ora non era accaduto, ma insomma, visto che sì, i papi di solito sono persone piuttosto anziani, può essere che giunta a una certa età dicano io non ce la faccio più, come ha fatto il mio predecessore, lascio. Io sono convinto di sì, che quello che si chiama tecnicamente rinuncia, più che dimissioni, può essere questo un precedente. Nel senso che comunque sia, tutti i papi successivi si dovranno confrontare con questo esempio. E allora anche il papa successivo, magari arrivando a una certa età, in gravescente etate, come sì, ha detto il papa in latino, e si interrogerà, faccio come il mio predecessore o resto a vita? Ma di per sé che sia a vita, il papa non è scritto come obbligatorio sì, da nessuna parte, quindi... È una consuetudine millenaria e molto lodevole, non certo, sto dicendo che non vada bene, però nello stesso tempo potrebbe essere che per i tempi contemporanei i successori papi decidano che è meglio interpretare questo ministero fino a un certo punto. L'importante è che siano liberi. E qui bisogna stare molto attenti perché pressioni dirette e indirette di... personaggi della Chiesa o di personaggi del mondo dei media con campagne giornalistiche orchestrate ad hoc potrebbero ingenerare una pressione per le dimissioni. Questo ovviamente non sarebbe, non dovrebbe essere. Infine, no, davvero, proprio però telegrafico, si dice, ma un Papa, poi il Papa da Castel Gandolfo dovrebbe ritornare in Vaticano quando sì, sarà pronto un suo alloggio, diciamo, ma due Papi in Vaticano, anche se in realtà uno non sarà più Papa, i giornalisti dicono ci saranno due Papi in Vaticano, e questa non è la domanda. Esatto. Però l'ex Papa, o Papa Emerito se si chiamerà così, o comunque il Cardinale Josef Ratzinger, potrà influenzare il suo successore, oppure, come ha detto lui stesso proprio poche ore fa, lui intende rimanere nascosto al mondo? Influenzerà senz'altro con la preghiera. Il credente crede che la preghiera sia il più grande influsso che possa esistere. E certamente, conoscendo un pochino il carattere di questo Papa e prendendo atto di questo gesto, direi che starà molto in disparte, perché sarebbe assurdo che si ritirasse e poi dopo due mesi risputa fuori. Quindi, insomma, influire... sono ipotesi giornalistiche, ma senza assoprire fondamento. Infine, le profezie, si sono scatenate le profezie, tra cui quelle di Malachia, ho letto, ma non sono neanche sicuro, insomma, si parla di, potrebbe essere il penultimo Papa, l'ultimo Papa, e l'ultimo Papa dovrebbe chiamarsi Pietro II, sì, è vero? Sì. Sì, ma veramente dovevamo già essere morti tutti per la fine del mondo, secondo i Maghi, ma siamo tutti qua vivi e vegeti, quindi... Queste profezie a me dicono solo una cosa interessante, che c'è nella gente, nel cuore della gente, la voglia di infinito, la voglia di paradiso, chiamato in tanti modi, c'è la voglia di eternità. E questa è una cosa che mi piace e vorrei che
venisse sviluppata sempre di più. Però nessun papa ha detto di chiamarsi per ora Pietro II. Vedremo il prossimo. Va bene, grazie allora al professor Don Fabrizio Casazza per averci raccontato questi aspetti, alcuni appunto sicuramente poco noti anche dal punto di vista dei media nazionali, quindi siamo orgogliosi di aver avuto in studio per aver avuto questo approfondimento maggiore. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento. Pity. Crazy about my gal and did he want it? Did he want it?